Siamo in via Pacinotti, porta blindata, primo piano, attualmente è uno studio medico, studio dentistico, casa molto ampia, qui abbiamo questo salone d'ingresso, veramente un bel oggetto, in più ha di comproprietà un'area parcheggi che ora vedremo. Quindi facciamo una panoramica del soggiorno. Si può trasformare anche in abitativo. Guardate che spettacolo che è. Ovviamente attualmente è la sala di attesa. Vi faccio subito vedere dov'è praticamente via Pacinotti, in che punto. Apriamo. Ecco, uno di questi qua sotto è questo triangolino, è un'area parcheggi. Questo appartamento ha una quota di proprietà di questa area, pari a un terzo. Un bel ampio ingresso. Poi qui ovviamente per queste esigenze è stato attrezzato un antibagno molto grande, addirittura con vasca, sono apparso nello specchio. Quindi bagno molto grande, carino in ordine. Qui si intravede a un terrazzino, un pozzolo che dir si voglia, che vediamo dall'altro ambiente. Comunque porta finestra. Quindi bagno con finestra, perfetto. Veramente un gran bel bagno. Qui addirittura vasca idromassaggio. Riscaldamento autonomo. Questa era, vediamo, porta scrigno, la vecchia cucina, quindi c'è già tutto. Qui usciamo nel terrazzino, serramenti tutti in alluminio, le persiane. Di qui molto silenzioso, c'è una delle camere da letto. Di qui si può anche stendere. Quindi la vecchia cucina molto vicino al salone, poi piccolo disimpegno e qui abbiamo, volendo, una ampia matrimoniale, o comunque, come vedete, come studio è già pronto. Questo vano di passaggio che comunque era una camera, questo addirittura appunto ha la doppia, qui vediamo la doppia finestra, ce l'ha la camera a fianco, diciamo in un distacco, quindi non è un caveggio. E qui camera con doppia finestra, sia sempre su questa esposizione che dal poggiolino o terrazzino che dir si voglia. Quindi come vediamo appunto abbiamo sicuramente due camere indipendenti più questa jolly di passaggio che può essere uno studio o una cabina armadio. Nell'ottica invece appunto dell'ufficio, lo vedete, poi potete notare la planimetria e quant'altro. Quindi come appartamento e come ufficio è pronto, perché è veramente in ordine. Ripercorriamo l'ingresso. Appunto questi due vani sono su via Pacinotti e di là sul distacco e sul retro. Non ha cavedio, riscaldamento autonomo, è un primo piano e in più ha un'area parcheggi, quindi un posto macchina. Direi che l'immobile è terminato, troverete tutte le informazioni che possono essere utili. Vedere poi è la cosa migliore. A presto!